Tu sei Aloy, colei che è tornata al grembo della madre. Sono fortunato di essere in tua presenza. Non devi agitarti così per me. Per chi stavi pregando? Per mia sorella Nakoa. È andata a nord per cercare un ufficiale Karja, Zaid, uno dei capitani dei Giorni Rossi. Sono preoccupato. Le matriarche hanno dato a Nakoa il permesso di andarsene. No, non hanno voluto. Ma nulla poteva impedirle di andare a cercare Zaid. Lui ha ucciso nostro padre nei Giorni Rossi. Nakoa ha visto tutto. Era nascosta lì e si è costretta a guardare. L'ha cambiata. Vedrò cosa fare per lei. La madre ti benedica. So che le matriarche non la lasceranno tornare nelle terre sacre, ma mi basta sapere che starà bene. Deve essere passata da corona della madre. Mia zia Solai abita lì. Magari l'ha vista. Ti potrebbe dire di più. Tu sei la prescelta. Sì, devi dirmi quello che sai su Nakoa. Io le ho dato provviste per andare a nord. È andata a Torre Giorno, cercava Zaid. C'è qualcosa che puoi dirmi su Torre Giorno? È un forte Karja, proprio al confine. Quei bastardi lo usavano per i prigionieri Nora, per spedirli a Meridiana e massacrarli. Le ho detto di non andare. Nakoa da sola non può fare nulla. Non mi ha ascoltato. Riusciva a pensare soltanto a Zaid. Che cosa sai su Zaid? È un animale feroce, un mostro. Il boia dei Giorni Rossi. Ha ucciso mio fratello e Nakoa osservava nascosta. Anche se l'ho pregata di non andare. In parte ero d'accordo. Lo voglio morto quanto lei. Non puoi capire cosa si prova. Ha mutilato mio fratello. E ora è libero di stare con i Karja. Lo capisco. E anche meglio di te. Cercherò Nakoa quando arriverò a Torre Giorno. Non può più tornare. Le matriarche non vorranno. Ma sarei felice se tu la trovassi e le dessi una mano. E ti prego, non parlarne con nessuno. Va bene, te lo prometto. Comandi tu qui? No, quello è il capitano Balan. Io sono il secondo in comando, il prefetto Zaid. Come? Tu sei Zaid? Ah, mi conosci allora. Devo rassicurarti. Sembra che nella tua tribù girino brutte storie su di me. Ma in ora mi hanno preso per qualcun altro. Non so di chi sia la colpa, ma spesso il caos della guerra genera confusione. Alcuni rifiutano di riconoscere l'errore, come l'ultima Nora che è passata di qui. L'ultima Nora che è passata di qui? Intendi Nakoa? Si chiama così? Bene. È stata una situazione spiacevole. Mi ha attaccato davanti a tutti. Se i miei uomini non l'avessero vista, avrebbe potuto ferirmi. Ma siamo riusciti a fermarla senza vittime. Che cosa le avete fatto? L'ho liberata, ovvio. Era chiaro che mi ritenesse responsabile di fatti indicibili. Da un lato le sue azioni erano giustificabili. Le ho spiegato che si sbagliava e l'ho lasciata andare. Ma dubito che mi abbia creduto. Dov'è Nakoa adesso? Non saprei dirlo. Se n'è andata giurando che avrebbe trovato un modo per eliminarmi. Ma dalla guarnigione di Rupe Solitaria è giunta voce che una giovane donna sia stata rapita dai banditi. Forse è lei. Sei stato davvero prodigo di spiegazioni, prefetto Zaid. Mio dovere. Il Re Sole vuole fare ammenda con il tuo popolo. E io sono solo il suo servitore. Raggiungerò Rupe Solitaria e indagherò a fondo. Te lo prometto. Accomodati. Se i miei uomini non ti saranno d'aiuto, ti prego, fammelo sapere. Sentirti dire quanto sei annoiato. Ferma, straniera! Che cosa ci fai qui? Il prefetto ha detto che i banditi hanno rapito una ragazza.
Sapete dove l'hanno portata? Te l'ha detto Zaid, eh? Qui non ci sono banditi, ma credo di poterti aiutare a trovarla. Il capo ce ne ha mandata una nuova. Prendetela e incatenatela. Aiutatemi, idioti! Vediamo che cosa nasconde Zaid qua fuori. Ci sono delle catene nel carro. Non semplici catene, manette. Spostavano i prigionieri da qualche parte. Non si sa mai quando potrebbe servire. Le tracce portano a quel complesso. Forse Nakoa è lì dentro. Quella nora nel buco è ancora bella in forma. Lasciala stare. Zaid ha detto di non toccarla o il prezzo da staccalerà. Sembra che Nakoa sia qui. E dovrò superare le guardie per raggiungerla. Il capo ha detto di nascondermi quando arrivano i clienti. Perché la tua puzza gli provoca imbarazzo. Vai a farti una nuotata ogni tanto. Non siamo soli. C'è un solo modo per uscirne. Combatti! Ti eliminano uno dopo l'altro. Scende la notte. Non lasciare che finisca così! Combatti! Non vedo nessuno! Porto già troppo peso.
prigionieri, incatenati per essere venduti come schiavi. Nakoa, mi manda Yan. Ne riparleremo con calma quando avremo tirato fuori gli altri. Yan, hai detto? Non posso crederci. Allora una delle sue preghiere ha funzionato. Ho preso la chiave. Io penso agli altri. Andiamo. Sapevo che saresti stata un problema, ma alla fine credo che mi tornerai utile. La fine è adesso, Zaid! Per te e i tuoi uomini! A me, eliminiamola! Sei stata più rapida di quel che meritava. Mio padre era un cacciatore. Diceva che le bestie meritano una morte pulita. Che farai ora? Gli altri sono stati rinchiusi per mesi. Più diventavano deboli, più dura era per Zaid riuscire a venderli. Gli serve cibo, riposo e speranza. Li porterò a Meridiana e me ne occuperò. Allora non torni nella Terra Sacra. Che ne sarà di Yan? Le matriarche mi ripudierebbero. E comunque non tornerei. Per me possono anche bruciare. Quanto a Yan, so come contattarlo. Mi mancherà molto. Ma almeno saprà che sto bene. Ora devo andare. Ehi, non conosco la tua storia. Ma deve essere bella se hai il marchio della cercatrice. Se avrai voglia di raccontarmela, cercami a Meridiana. Starò lì finché gli altri non si rimetteranno in sesto. A presto. Grazie per avermi aiutato a estirpare questa erbaccia. Non so, forse ora posso lasciarmi Zaid alle spalle e ricordare mio padre come dovrei.